Buonasera e ben ritrovati a Via Zanella 1, puntata divisa in due parti, quella di oggi. Nella seconda parte ci collegheremo con Roma, con la senatrice trentina Donatella Conzatti, che fa parte della commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio. Cercheremo di capire come si stanno muovendo le istituzioni per sconfiggere questa piaga che non è degna di una società civile. Prima però facciamo un viaggio nel mondo dell'agricoltura e dell'allevamento per parlare di sostenibilità. Lo facciamo nella rubrica dedicata alla cooperazione trentina. Oggi parliamo di agricoltura e sostenibilità. Do il benvenuto ad Alessandro Dal Piazza, direttore di APOT. Buonasera. Buonasera a voi e grazie per l'invito. APOT, che è l'Associazione Produttori Ortifrutticoli Trentini, che rappresenta i consorzi Melinda, la Trentina, la cooperativa Copag, un totale credo di oltre 5.000 aziende, quindi una buona fetta, ma la gran parte della frutticoltura trentina. Con lei Dal Piazza faremo il punto sui progetti e sull'impegno che riguarda la sostenibilità nella frutticoltura trentina. Trentina ha un impegno che adesso è sempre di più in cima all'agenda della politica e delle imprese. Vedremo in che modo e soprattutto se poi questo impegno si va concretizzando. Si andremo a vedere anche nello specifico qualche esperienza, ma le voglio chiedere, la sostenibilità è sostenibile? È un gioco di parole, ma per intenderci, è un impegno che tutte le tasche possono permettersi, dai produttori ai consumatori. Ma la sostenibilità è sicuramente un processo sostenibile, ma la risposta è inclusa nel termine processo. Dipende molto dai tempi, dipende dal ritmo con il quale si vuole arrivare a determinati risultati. E questi risultati devono essere continuamente monitorati per capire se siamo sulla giusta strada. Se così si fa e l'offerta di determinati prodotti è gradualmente capita ed apprezzata dal mondo del consumo, se determinati costi che derivano aggiuntivi rispetto all'ordinarietà sono coperti o c'è un accompagnamento, diciamo, verso un mercato di livello superiore, io credo che si arriverà a quegli obiettivi, in maniera soddisfacente per tutti i componenti della società. Noi sappiamo che l'Europa sta spingendo molto in questo senso, c'è il piano decennale che è stato messo a punto dalla Commissione europea che si chiama Farm to Fork, sostanzialmente dal produttore al consumatore, e quindi sta andando nel verso giusto anche per sostenere gli agricoltori oppure si può fare di più? Io penso che intanto gli obiettivi non sono contestabili, sono certamente condivisi. Fare di più vuol dire mettere tutti sullo stesso piano in questo percorso. Oggi si parla molto di ambiente, ci si dimentica un po' della componente economica della sostenibilità e quindi una funzione di bilanciamento probabilmente importante e necessaria. Ma anche i diversi componenti di questa filiera dovrebbero essere messi sullo stesso piano, come obiettivi e come reciproci impegni, e non soltanto concentrarsi, come a noi oggi pare, sulla parte dei produttori, sulla parte agricola, dimenticandosi o sottovalutando l'importanza della parte distributiva e della parte del consumo, che ovviamente sarà quella che determinerà, come dire, l'accettabilità dei prezzi, quindi la sostenibilità economica e quindi la sostenibilità di tutto questo sistema. Si deve creare un circolo virtuoso che vediamo anche dalla slide, vede impegnate o chiamate insomma in primo piano 89 cooperative agricole in Trentino, 30 ortofrutticole, 17 vitivinicole, 19 lattiero-caseari e 2 zootecniche e 21 legate ai servizi, poi in fondo una serie di altri dati a partire da un fatturato di tutto riguardo che supera il miliardo di euro. Insomma, un mondo complesso, un mondo sfaccettato. Simone Casciano ci porta a vedere cosa succede nel mondo del vino.
Ottimizzare i trattamenti, minimizzare gli sprechi d'acqua e mantenere alta la qualità del prodotto. Sono questi gli obiettivi che si è dato il Consorzio Vini del Trentino, che rappresenta circa 87 soci, tra cui le più grandi cooperative, i marchi più importanti, ma anche aziende medie e piccole del territorio, per un circa 10.000 ettari e il 95% della produzione vitivinicola del Trentino, produzione di qualità certificata proprio dal Consorzio, che è il garante del rispetto delle regole del protocollo nazionale qui in Trentino. Per i produttori rispettare queste regole significa fare un prodotto di qualità che poi viene venduto nel modo giusto e valorizzando il proprio lavoro sugli scaffali di tutta Italia. Per i consumatori acquistare prodotti con questo certificato significa avere garantita la qualità del prodotto che si è andati ad acquistare. L'SQNP è il Sistema Nazionale della Qualità della Produzione Integrata, un sistema varato dal Ministero dell'Agricoltura che detta le regole fondamentali per quella che è considerata oggi la sostenibilità in tema di viticoltura e quindi l'obbligo poi di certificare le produzioni secondo questo protocollo. Si concentra soprattutto sul tema dei trattamenti con un apposito disciplinare regolato attraverso un quaderno di campagna informatizzato nel quale l'agricoltore, il viticoltore è obbligato a inserire tutti i trattamenti e i prodotti utilizzati e soprattutto il protocollo prevede delle restrizioni sull'uso di prodotti di sintesi. Dentro il quaderno di campagna ci sono tutti gli aspetti legati all'azienda, quindi l'utilizzo dei concimi, l'utilizzo dell'acqua, l'utilizzo delle macchine agricole che devono essere revisionate e secondo le regole ovviamente legate alla sicurezza anche sui luoghi di lavoro e in agricoltura in particolare. Il consorzio ha il ruolo di controllo sul rispetto delle regole da parte dei viticoltori sia attraverso l'analisi dei documenti del quaderno di campagna sia soprattutto attraverso il prelievo di campioni sia in vigna, terreno, foglie sia al momento della vendemmia quando le uve vengono consegnate presso i vari stabilimenti e le varie cantine. Gli obiettivi sono quelli di avere una viticoltura, diciamo, di qualità, rispettosa dell'ambiente, sia per quel che riguarda gli operatori, sia per quello che riguarda i cittadini che hanno occasione di attraversare piste ciclabili piuttosto che strade o nella vicinanza di scuole, asili e luoghi cosiddetti sensibili. Abbiamo visto nella pratica cosa succede nel mondo del vino. E quali sono, adesso ci vorrebbe una trasmissione molto più lunga, ma quali sono le pratiche più efficaci e i risultati più evidenti negli ultimi anni dell'impegno per quanto riguarda un percorso di frutticoltura sostenibile? So che anche APOT stila proprio un bilancio anche in questo senso. Abbiamo presentato, e grazie per la domanda, la seconda edizione nell'aprile di quest'anno. E questa è una tappa importante in un percorso che vuole mettere in evidenza cosa si è fatto, quali sono i risultati raggiunti, ma anche disegnare quali sono gli impegni futuri. In questa seconda edizione abbiamo rappresentato una serie di numeri che fanno capire cos'è la sostenibilità e in termini numerici anche, non soltanto concettuali. Il tema dei fitosanitari, che è usualmente quello più discusso e quello più caldo, però ne è un esempio. Nell'arco degli ultimi anni siamo passati da circa 52 kg di fitosanitari per ettaro a 36. Noi sappiamo già che quest'anno saranno 32, quindi questo fa capire che tappa per tappa si è su un percorso virtuoso. Percorso però sottolineo. Il tema dell'acqua, soltanto passando dai vecchi impianti, diciamo, sopra chioma, l'irrigazione a goccia che consente di risparmiare un terzo dell'acqua che si usa normalmente nei campi. Il tema molto moderno dell'impatto del carbonio, dove semplicemente passando da fonti di energia normali a fonti di energia totalmente rinnovabili, che derivano un po' anche dalla fortuna di vivere in un ambiente come il nostro, dove l'acqua non è una risorsa carente, consente di ridurre da circa 180 grammi per chilogrammo di mela prodotta a 150 grammi, come dire, l'impegno energetico per la produzione del nostro prodotto. O la biodiversità,
o l'impegno a passare su imballaggi che siano più ecocompatibili che non l'attuale, è tutta una mappa, diciamo, di percorsi che si incrociano l'uno con l'altro e che avvicinano al tema della sostenibilità, arricchito adesso dalla componente ambientale e dalla componente sociale. Ecco, stiamo vedendo tra l'altro una slide che ci dà anche un po' il senso degli obiettivi della sostenibilità raggiunti dalle cooperative frutticole. È importante assolutamente anche il tema della formazione. Chiaramente sono gli agricoltori impegnati in primo piano ad attuarle e a sentire anche proprie queste sfide. È assolutamente così. E questo tema della formazione è, secondo noi, strategico anche per avvicinare gli obiettivi del Green Deal o della Farm to Fork. È evidente che molta importanza avrà l'innovazione tecnologica, la ricerca, i risultati, il trasferimento e così via. E sicuramente le tecniche che verranno progressivamente introdotte dovranno essere correttamente applicate, per cui poter comunicare, informare, educare ogni singolo frutticoltore ad usare queste novità nel modo giusto è strategico per poter contribuire in maniera importante al raggiungimento degli obiettivi della collettività. Allora, prima con Simone Casciano siamo andati a vedere il mondo del vino, adesso ci spostiamo su quello della carne trentina certificata, la filiera. Può un obbligo di legge diventare un'occasione per mettere in mostra la qualità del proprio lavoro? Pare proprio di sì, secondo la Federazione Allevatori del Trentino che abbiamo incontrato, in particolare il loro settore carne. Si tratta di una parte del mondo dell'allevamento trentino che si concentra prevalentemente sul latte e conta più di 800 associati, 30 quelli che si occupano di carne e lo fanno all'interno di una fondamentale ottica di sostenibilità del sistema. Loro vanno infatti a recuperare i capi in eccesso della produzione del settore e ne valorizzano lo sviluppo qui nel territorio dove sono nati, portando sulle nostre tavole prodotti trentini certificati da un disciplinare, come detto, nato più di 20 anni fa come obbligo di legge, dove va indicata la provenienza dell'animale, ma spingendosi oltre, non raccontando semplicemente la provenienza italiana dell'animale, ma raccontandone l'intero sviluppo, dalla nascita fino a quando arriva sulle nostre tavole. In questo modo, un obbligo di legge, come detto, diventa un'occasione per raccontare la sicurezza e la qualità del prodotto. In Trentino la federazione segue un migliaio di allevatori di bovini, per la maggior parte sono allevatori di bovini da latte, ma segue anche all'incirca una trentina di allevatori da carne, insomma, che producono carne bovina. Gli allevatori da latte producono vitelli in eccesso rispetto al loro fabbisogno, che è quello della rimonta, di andare a sostituire le vacche che concludono la carriera. Questi vitelli noi li raccogliamo, li inseriamo nel nostro percorso di produzione, e per cui partiamo da vitelli che sono nati negli allevamenti degli allevatori che sono sulle nostre valli, e li portiamo a Trento, li smistiamo e vengono poi quindi ingrassati qui in Trentino e macellati qui in Trentino. Questo per ridurre al minimo gli spostamenti e valorizzare un prodotto che deriva dalle valli del nostro territorio. La federazione fin dal 2001 si è dotata di un disciplinare a base volontaria che, oltre a dare le informazioni di legge, cioè nato in Italia, allevato in Italia, macellato in Italia, sezionato in Italia, noi possiamo con questo disciplinare dire anche il nome dell'allevatore, nome, cognome, indirizzo, e anche del macellatore e anche del sezionatore. Perciò il consumatore riceve tutte queste informazioni supplementari, diciamo tra virgolette, e può andare anche, visto che sono tutti allevatori e operatori della provincia di Trento, a visionare personalmente gli allevatori che operano sotto il nostro controllo e pertanto sappiamo anche come vengono alimentati gli animali, come vengono tenuti nelle stalle, possiamo garantire una maggior sicurezza. Dal piazza abbiamo visto un po' lo stato dell'arte, quali sono le sfide per il futuro prossimo, a partire da domani, diciamo? A partire da ieri. Diciamo che dobbiamo proseguire sul punto tecnico questo percorso che abbiamo un attimino disegnato. Gli obiettivi per noi sono estremamente chiari.
puntando ancora di più l'attenzione sulla componente ambientale e valorizzando ancora di più il grande sforzo per l'accoglienza, per la gestione corretta del personale dipendente, quindi del lavoro sostanzialmente. Ma quello che noi vediamo un po' come tappa veramente qualificante del percorso è quella di essere ancora più inclusivi sul concetto di sostenibilità, facendo capire che bisogna anche parlare di qualità del territorio che ci circonda, di qualità del paesaggio. Paesaggio è una componente determinante per essere differenzianti sul mercato. Allora, se noi siamo capaci, con un salto di mentalità anche, di trasmettere emotività attraverso un paesaggio ben tenuto, no, io penso che potremmo scaricare sulle persone che vengono a visitarci e sul consumatore finale queste emozioni, differenziandoci sul contesto commerciale, competitivo internazionale, e attraverso questa strada vendere un po' il tutto e poter dare quella garanzia di continuità di reddito ragionevole che noi vediamo come punto obiettivo strategico. Penso nostro, ma di chiunque. Certo, insomma, potrebbe essere il valore aggiunto dell'agricoltura di montagna che altrimenti potrebbe partire svantaggiata in questo senso. Grazie Dal Piazza, grazie per essere stato qui con noi. In chiusura di questa rubrica vi ricordo alcuni appuntamenti nel mondo della cooperazione. A partire dal 25 novembre alle 18 a Nogaredo, presso la sede della cantina Vivallis, c'è il convegno Mantenimento o Rilancio, quale futuro per i negozi di prossimità, con l'antropologo Annibale Salsa ad organizzare, in occasione del proprio centenario, la famiglia cooperativa Villa Lagarina. Ci spostiamo poi al 26 di novembre alle 9 a Trento, alla Sala della Cooperazione, c'è il convegno Società Cooperative e Nuovi Istituti sulla crisi di impresa, l'approfondimento, con il relatore Alessio Bartolacelli, docente di diritto commerciale dell'Università di Macerata. Ed infine andiamo al 3 dicembre alle 18 a Bolognano d'Arco, presso la filiale della Cassa Rurale Alto Garda Rovereto, l'Associazione Giovani Cooperatori Trentini presenta il libro 101 domande sull'impresa cooperativa, un libro firmato da Michele Dorigatti e Tito Menzani. Siamo in chiusura e adesso voltiamo pagina.